Maestro, intanto benvenuto al Bari International Film Festival, ben trovato a lei, è un onore intervistarla. Qual è il messaggio che manda alle nuove generazioni che si approcciano al mondo del cinema? Guarda, Rossellini una volta ci disse: attenti, i messaggi li porta il postino. Quindi il messaggio, no, io posso dire che questo festival è importante perché ci sono molti giovani e che i giovani sono, io ho visto alla proiezione che c'è stata del nostro film Allons Enfants e c'era una platea piena di giovani e so che sono, vanno a vedere tutti i film del festival. Questo interesse dei giovani per il cinema qua non è che accade dappertutto, mi ha molto colpito, ecco, questo è una cosa straordinaria. E quindi che messaggio posso dire? Posso dire: viva il cinema, amate il cinema, fate il cinema, e qua è una palestra per loro mentale straordinaria. Laura Amarante all'interno dell'International Film Festival di Bari per la presentazione dell'Età d'Oro, che film è? È diciamo un film di finzione, ma ispirato in qualche modo alla figura realmente esistita di Annabella Miscuglio, che è stata fondatrice del film studio, è stata una regista underground, è stata regista di film d'inchiesta, anche che hanno profondamente segnato la società di quell'epoca. All'interno del Bari International Film Festival, non per la prima volta, come ha trovato questo festival? Ha cambiato oppure sulle stesse corde? Sono arrivata ieri sera tardi, non ho visto niente, mi hanno catapultata qua, quindi è un'impressione molto così superficiale per quello che può valere, però sono stata qui altre volte e avevo già constatato che è un festival molto vitale.